Aula Magna del Liceo Scientifico Andrea Genoino di Cava dei Tirreni si presenta oggi la 10ª edizione della rassegna letteraria, il premio Comete, una rassegna itinerante che si muove tra Cava dei Tirreni e la costiera amalfitana. 10ª edizione dedicata allo sport e alla gioventù. Ne abbiamo parlato con il presidente del premio, Silvia Lamberti. 10 anni di successi, ma 10 anni di grande fatica per riuscire ad affermare la manifestazione rispetto soprattutto agli editori e agli autori, i quali oggi, no, non voglio dire che fanno a gara per venire al premio Comete, ma comunque in molti casi sono le case editrici che ci propongono dei libri. Parliamo del tema di quest'anno, lo sport della bella gioventù. Sì, quest'anno abbiamo scelto lo sport anche perché è l'anno delle Olimpiadi, perché il fulcro della manifestazione sono le scuole superiori della nostra città, perché pensiamo che attraverso lo sport si possono sempre lanciare dei messaggi molto positivi, e non a caso oggi siamo al Liceo Scientifico di Cava dei Tirreni che ha tra i suoi indirizzi quello sportivo. Qualche autore di spicco? Sì, il nome più importante è quello di Maurizio De Giovanni. Da noi proporrà un libro da tifoso del Napoli e che si intitola Il resto della settimana, quindi la storia, l'attesa, la trepidazione dei tifosi. Ospitiamo poi Emilio Targia, un giornalista di Radio Radicale, che invece racconta una pagina brutta che con lo sport non c'ha niente a che fare, la tragedia dell'Eisel. Nell'85 a Bruxelles la Juventus giocava questa partita, direste oggi, di Champions. Questa partita si svolse, ma pochi istanti prima era venuta giù tutta una curva. Ospitiamo anche l'unica donna, una scrittrice piemontese, che invece racconta le donne che si sono cimentate nello sport. Poi il resto venite a scoprirlo, insomma.